Il giornale di Centro Network. Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollono. Ci troviamo al sesto piano del Teatro Vittorio Emanuele, dove... Allora, ai nostri microfoni Eugenio Dura, il coreografo che sta appunto curando i ragazzi, i 16 ragazzi che sono stati scelti in occasione del tuo benvenuto in Sicilia. Sappiamo che hai lavorato tantissimo anche a livello proprio nazionale, internazionale, anche con la Compagnia dell'Arancia. Come hai trovato i nostri ragazzi? Beh, devo dire che ho trovato dei ragazzi molto volenterosi, molto talentuosi. Infatti con alcuni di loro avevo già collaborato la scorsa stagione qui sempre al Teatro Vittorio Emanuele come coreografo nella Vedova Allegra, quindi è stato un felice rincontro con i vecchi e un incontro nuovo, diciamo, molto anche importante con le persone nuove. Ho avuto la fortuna di assistere alle vostre prove e ho visto che state lavorando alle coreografie di molti musical. Come riesci a rispettare, diciamo, la coreografia originale? Beh, diciamo che io lavoriamo con sul musical Chicago. Io ho fatto Chicago in Italia, la produzione americana, per cui è semplice in qualche modo rimontare uno spettacolo che ho amato e dove appunto ho preso parte, e loro mi hanno seguito molto bene. È difficile lo stile perché è uno stile particolare. Bob Fosse, un coreografo regista di mondiale, diciamo, che ha veramente segnato la storia del musical mondiale, però mi hanno seguito molto bene e per loro è tutto un lavoro che li porterà comunque a crescere come artisti. Se ti è mai capitato che qualcuno di loro non riuscisse a seguire una sequenza, e in questo caso cambi, diciamo, un po' la coreografia o... No, diciamo che non riuscire a seguire una sequenza è una... ci scontriamo tutti, anche noi professionisti, con sequenze difficili. Soltanto si riduce il tempo, si danno delle indicazioni e si va avanti, si affrontano e si risolvono. Certo. Cosa senti di trasmettere ai danzatori di oggi, che sono sicuramente diversi rispetto a quelli di un tempo? Ma in realtà siamo diversi, sì, per generazione, però le problematiche sono sempre le stesse, quello che affrontiamo è sempre lo stesso, difficoltà fisiche, emotive o artistiche, però si affrontano come sempre, no? Impegnandosi con costanza e con disciplina. Grazie mille, grazie. Buon lavoro. Intervistiamo Luca Notari, il quale è il cantante, vocal coach, preparatore dei ragazzi, che vanta anche la collaborazione con nomi famosi come Gigi Proietti, Massimo Ranieri. Prego. Buonasera a tutti. Niente, questa avventura è una grande scommessa che il teatro sta facendo nei confronti di questi ragazzi per riavvicinarli al teatro, una struttura così importante, e noi siamo veramente molto contenti di far parte di questo progetto perché dare la nostra esperienza, tramandarla a dei ragazzi così giovani, così talentuosi, così entusiasti e con la voglia di poter crescere, di fare delle cose per il teatro, per questa città, per noi è una gioia immensa, quindi noi siamo veramente felici di far parte di questo progetto. Come hai trovato i nostri ragazzi talentuosi della Sicilia? Allora, questa è la seconda fase. Noi abbiamo fatto una prima fase circa un mesetto fa, e nella seconda fase diciamo che abbiamo fatto una scrematura e dato un indirizzo più specifico al talent. Adesso stiamo lavorando con alcuni, poi ci sarà un'altra fase in cui lavoreremo con tutti, ma devo dire che li ho trovati tutti molto preparati, più pronti ad accettare consigli, e devo dire con il materiale che noi avevamo dato da studiare sono venuti preparati, quindi li vedo molto contenti e molto entusiasti.
Quindi partecipare ad un talent per un ragazzo che si appresta a sposare quest'arte del canto, lo consiglieresti? Allora, come talent diciamo che questo è un po' diverso, nel senso che qui si sta formando un gruppo in realtà. Non è visto più tanto come una gara tra singoli, ma quanto un lavoro di squadra. E questo è un po' quello che ci insegna il teatro, no? Play the game, cioè formiamo una squadra e lavoriamo tutti insieme per il risultato, per ottenere qualcosa. Quindi poi sì, come diciamo concorso ci sarà poi delle borse di studio che verranno date, ma vogliamo sia noi coach creare, e anche il teatro stesso, creare un gruppo che lavori per il raggiungimento di uno scopo, quindi mai separare ma aggregare, questo è diciamo lo spirito di questa manifestazione e iniziativa. Perfetto, grazie e buon lavoro. Grazie. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.